Adesso, dottoressa Baldassare. Buongiorno a tutte. Finché prendiamo un attimino la presentazione, volevo intanto porgere i saluti e le scuse della dottoressa Girardi, segretaria generale, in quanto non è potuta intervenire questa mattina perché ha dovuto presiedere degli impegni istituzionali fuori Ancona nella prima mattinata. Un impegno imprevisto che logicamente ha visto la dottoressa molto dispiaciuta, perché effettivamente anche lei considerava questa giornata, come diceva prima l'assessore, non solamente un impegno formale, ma effettivamente un vero impegno della Regione verso la trasparenza e la corruzione. Passo a parlarvi della performance, e quindi del piano della performance e delle relazioni alla performance. La prima slide è tanto per ripassare un attimo le cose che ci siamo dette anche nelle precedenti giornate della trasparenza degli scorsi anni. Il ciclo della performance chiaramente parte da delle linee del programma di governo che per poter approvare e quindi realizzare il piano della performance, che definisce gli obiettivi per il triennio che la struttura organizzativa regionale a cui la struttura regionale deve tendere. Nel 2017 è stato un anno particolare, quindi ovviamente, come dirò poi, sono stati particolarmente dedicati ad avere risultati per le problematiche relative al sisma, per risolvere almeno in parte, per quello che è possibile, le problematiche relative al sisma. Chiaramente un piano della performance va comunque monitorato durante l'anno, e poi l'anno dopo si realizza la relazione, che significa rendicontare i risultati che la Giunta si è posta nell'anno precedente. Come diceva l'assessore poc'anzi, qualche giorno fa è stata approvata la relazione sulla performance dell'anno 2017. Dell'anno 2017, quindi del triennio 2017-2019. Un rapido ripasso. 2017-2019, come dicevo, ha dato una priorità assoluta agli obiettivi relativi al sisma, sia per fronteggiare l'emergenza e anche per pensare al rilancio e alla costruzione e alla ricostruzione nelle Marche. Di conseguenza, gli obiettivi che comunque in un primo momento erano stati considerati prioritari ed avevano un peso elevato, che erano quelli trasversali, sono stati considerati pur molto importanti, meno rilevanti per fronteggiare l'emergenza del sisma, e quindi hanno avuto un peso del 20%, comunque sempre più alto rispetto ad obiettivi specifici settoriali dei dirigenti. Gli obiettivi trasversali, dico gli obiettivi trasversali perché un peso elevato è stato dato all'obiettivo della trasparenza e dell'anticorruzione, quello della digitalizzazione, quello finanziario e quello della comunicazione. Tutte aree su cui già l'assessore si è espresso nella sua premessa, chiaramente collegate tra di loro e devono sinergere verso un sistema sempre più trasparente e sempre più, sia di ascolto che di risposta ai cittadini e alla collettività. Una cosa importante era ovviamente anche questo, e quindi è stato dato abbastanza rilievo al monitorare le azioni del sisma, e quindi
si è proceduto diciamo a comunque assegnare alla dirigenza degli obiettivi che fossero anche ben misurabili con dei cronoprogrammi su chiaramente le principali tematiche che erano relative all'emergenza del sisma. Questo monitoraggio ovviamente è stato sia fisico che finanziario. Finanziario molto importante perché ovviamente poi ci permetteva di avere le risorse dallo Stato. Fisica importante perché potevamo tenere sotto controllo anche la realizzazione delle opere. Arrivo quindi dopo questa sintesi diciamo degli obiettivi del piano della performance triennale 2017-2019 alla relazione che è stata approvata qualche giorno fa dalla giunta regionale. La relazione quest'anno ha delle caratteristiche un pochino diverse rispetto agli altri anni, è orientata sempre più alla trasparenza. E questo perché in qualche modo, sia per un aspetto formale che comunque rispecchia quasi integralmente le direttive ANAC relativamente alla redazione della relazione sulla performance, sia perché effettivamente vengono anche prodotte delle relazioni da ciascun dirigente sull'attività svolta relativamente ai risultati. E quindi diciamo si unisce il dato sintetico rispetto al raggiungimento dei risultati percentualizzato e oltretutto anche con delle faccette anche reso abbastanza visibile ai cittadini ad un dettaglio abbastanza elevato, molto elevato per poter comunque diciamo soddisfare anche l'esigenza di coloro che vogliono approfondire le problematiche. Quindi ad una parte di contesto ovviamente si unisce una parte relativamente agli obiettivi che sono stati assegnati ai dirigenti per arrivare poi agli obiettivi anche di secondo livello e al raggiungimento degli obiettivi messi in forma sintetica e anche visiva e anche alle relazioni dettagliate di ciascuna struttura su questa sugli obiettivi stessi. Questo è il nostro albero della performance, dove ovviamente gli obiettivi sono stati comunque ricondotti a quelli che comunque erano diciamo alle aree che erano state ritenute prioritarie per il rilancio delle Marche e per l'emergenza, per il rilancio delle Marche, amministrazione rinnovata, valorizzazione Marche, tutela e assetto del territorio, competitività del sistema regionale, politiche agroalimentari, sanità e politiche sociali. E quindi diciamo che quest'anno rispetto agli altri anni c'è la relazione è completamente, cioè mette la regione proprio veramente, apre le porte proprio anche ai dettagli diciamo dei singoli obiettivi delle singole attività, anche alle criticità che si sono cercate di rimuovere e ovviamente anche al modo in cui si sono poi risolte ed eventualmente anche a delle cose che non si sono potute, diciamo a delle attività che non si sono potute eventualmente realizzare e alle motivazioni per cui non sono state realizzate. Passo avanti e passo a parlare del piano della performance invece 2018-2020. Nel ciclo chiaramente, viste le criticità, si ritorna al piano della performance, cioè all'assegnazione degli obiettivi alle strutture regionali per l'anno in corso e per i prossimi 3 anni a venire. Chiaramente anche questa volta, anche quest'anno, anche in questo triennio è stata data una particolare importanza a due tipologie di obiettivi molto importanti per cui la Regione, oltre a continuare a gestire l'emergenza, punta per un rilancio e una rinascita delle Marche nelle zone del territorio e ovviamente su una ricaduta per tutto lo sviluppo della Regione Marche, per l'intera Regione.
E quindi è stato dato un peso elevato agli oltre che agli obiettivi SISMA, anche a degli obiettivi che sono connessi con i fondi comunitari. Alcune risorse comunitarie, tutte d'assessore, forse, scusate, non avevo visto che non c'era l'assessore, comunque lo posso comunque affermare, perché così nel bilancio, tutte le risorse comunitarie, la maggioranza, la stragrande maggioranza delle risorse comunitarie sono state convogliate per la realizzazione degli obiettivi SISMA. Chiaramente però tutto questo non ha tralasciato obiettivi trasversali e quindi chiaramente anche un'importanza anche fondamentale alla trasparenza. Diciamo che due punti di forza di questo piano triennale 2018-2020 sono quelli del raccordo necessario, indispensabile di questo documento con il documento di programmazione finanziaria e chiaramente con il piano della trasparenza e dell'anticorruzione. Questo raccordo è un raccordo chiaramente necessario, importante, come tutte le cose, anche difficile da realizzare subito, in fretta e benissimo. C'è un percorso che stiamo realizzando e per quanto riguarda il documento di programmazione finanziaria, quest'anno sono stati introdotti negli obiettivi assegnati ai dirigenti i codici del documento di programmazione finanziaria, cioè quelle AMI. Quindi praticamente c'è un collegamento tra la spesa, cioè tra le risorse finanziarie e gli obiettivi destinati ai dirigenti. Tutto questo è chiaramente l'inizio di un percorso che dovrà prevedere l'assegnazione degli obiettivi alle strutture collegata con le risorse finanziarie e con le risorse umane. Io veramente preferisco, invece di dire risorse umane, con il capitale umano, perché mi sembra più corretto. Anche se si parla di risorse umane, considerare queste risorse veramente un capitale su cui investire e su cui lavorare profondamente per poter migliorare. Tutto questo c'ha anche un raccordo formale anche con degli indicatori che sono considerati comunque statistici, che comunque sono stati considerati anche nel bilancio dello Stato importanti, e quindi nella legge viene proprio detto che questi indicatori devono essere messi nel bilancio dello Stato. Noi li abbiamo messi anche nel bilancio regionale, sono gli indicatori del benessere ecosostenibile, che in qualche maniera ci danno l'idea della percezione dei cittadini relativamente alle problematiche. Questi stessi indicatori sono stati raccordati sia nel piano della performance che nel documento di programmazione finanziaria. Passo al piano della trasparenza, al raccordo con il piano triennale della trasparenza e della corruzione, anche questo triennale 2018-2020, e qui molto è stato fatto in passato, devo dire, perché abbiamo lavorato veramente bene in collaborazione con i colleghi, e per mettere l'accento su due cose. Intanto che su questo fronte continua il percorso finalmente iniziato per quanto riguarda la carta dei servizi. Questo percorso continua chiaramente rispetto al 2017. Nel 2018 ci sono anche degli altri obiettivi sfidanti, ma non basta. Ovviamente è un percorso lungo, è un percorso su cui ancora consapevolmente e comunque anche dalla consultazione che abbiamo fatto con gli stakeholders, chiaramente presenta ancora alcune lacune, vanno colmate sicuramente, anzi noi veramente ringraziamo comunque tutti coloro che comunque ci hanno dato dei suggerimenti alla consultazione, perché effettivamente così possiamo creare un canale di comunicazione per essere sempre più adeguati alle esigenze della collettività dei cittadini. L'altra cosa importante riguarda un argomento di cui adesso vi parlerà anche il dottor Costanzi, e segue
segue la mia relazione, che riguarda le azioni corruttive. Quindi è stato creato proprio un laboratorio formativo che però diciamo deve portare comunque a un risultato, a una proposta, e che è stato già intrapreso, cioè questo obiettivo è il proseguo di, diciamo, dell'obiettivo già stato inserito nel piano 2017, o no? Ho sbagliato, ragazze, no? Benissimo. E riguarda appunto le azioni corruttive e di trasparenza. L'avvocato Costanzi potrà essere più preciso su questa cosa, scusatemi. Buongiorno a tutti. Allora, proseguiamo nell'ordine degli interventi, cercando di, anche io seguirò lo stile dell'assessore, cioè seguirò anche qualcosa che sta scritto qua, un canovaccio, per dare anche maggior concretezza alle cose dette.